Buongiorno dalla redazione del TG della Mobilità. Gli aggiornamenti sul trasporto pubblico in apertura della seconda edizione del mattino. In centro, chiusa da questa mattina, dalle 5 di questa mattina, via dei Fori Imperiali, tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia, la strada anche oggi si trasforma in un set per le riprese di un film. Sono deviate su percorsi alternativi le linee bus 51, 85, 87 e 118. Le altre notizie, 2000 agenti in campo, controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni ferroviarie, e divieti di sosta nell'area dello stadio con ampio anticipo rispetto alla gara. E questo è il piano sicurezza e viabilità messo in campo per la finale di Coppa Italia che si gioca questa sera all'Olimpico tra Juventus e Inter. Dal pomeriggio saranno possibili chiusure al traffico in viale Tor di Quinto, tratti del Lungotevere tra il Flaminio e il Foro Italico e poi Ponte Duca d'Aosta e Piazzale Maresciallo Giardino. Divieti di sosta e chiusure, ma l'area dell'Olimpico si può raggiungere anche con 19 linee del trasporto pubblico. L'elenco su Roma Mobilità. Per il momento è tutto, il TG della Mobilità torna alle 12.